Salve a tutti, oggi vi volevo parlare un momentino sui tagli di potatura per capire dove vanno fatti e come vanno fatti. Cominciamo col dire che i tagli di potatura per la pianta costituiscono delle ferite. Noi non eseguiamo i tagli nel punto giusto, rischiamo chiaramente di provocare dei danni. Chiaramente la potatura consiste nel fare dei tagli. I tagli comunque stimolano la vegetazione, quindi qualsiasi taglio voi andrete a fare sulla pianta, ricordatevi che un taglio stimola la vegetazione poiché asportiamo un certo numero di centri vegetativi. Per cui i centri vegetativi che noi lasciamo sulla pianta ovviamente subiscono un incentivo a rinvigorirsi. I tagli noi li possiamo raggruppare in due categorie, che possiamo definire come tagli a legno o tagli a frutto. Il taglio può essere eseguito o riducendo un ramo o asportandolo completamente. La reazione al taglio è diversa. Allora, se noi riduciamo un ramo, noi tagliamo ovviamente sopra una gemma. Così. In questa situazione cosa abbiamo provocato? In questa situazione il flusso della linfa viene interrotto in questo punto. Per cui la linfa che prima si trovava ad alimentare le gemme, tutte le gemme di rivestimento, compresa la gemma apicale, quando noi abbiamo ridotto questo ramo di un anno, la reazione di questo ramo è la fuoriuscita di germogli da queste gemme che si trovano immediatamente sotto il taglio. Questo tipo di taglio è un taglio cosiddetto a legno. Quindi con questo tipo di taglio fatto su un ramo noi incentiviamo la produzione di legno. Il taglio chiaramente lungo l'asse può essere fatto in diversi punti. Anche in questo caso la risposta è diversa. Noi possiamo eseguire la spuntatura, oppure possiamo tagliare il ramo a metà, oppure possiamo fare una speronatura. La spuntatura, poiché lascia sull'albero una quantità di legno maggiore, un numero di gemme superiori, chiaramente lo sfogo sarà inferiore. Qualora noi andremo a speronare, il numero dei rami laterali che vengono fuori sono di minor numero, sono in minor numero, ma per il fatto che ci sono poche gemme su questo ramo, lo sfogo sarà maggiore. Nel senso che i germogli che verranno fuori dalle speronature saranno più lunghi che non i germogli che nascono su una spuntatura. Questo tipo di taglio, che come abbiamo già detto è un taglio a legno che stimola la vegetazione, chiaramente bisogna farlo in particolari situazioni. Generalmente è un taglio che si fa in fase di allevamento delle piante, quando noi abbiamo la necessità di far sviluppare dei rami in determinati punti perché noi abbiamo bisogno di formare delle branche principali. Oppure generalmente è un taglio che si fa quando c'è bisogno di stimolare la vegetazione, quindi su quelle piante deperite, su quelle piante molto deboli, dove il rinnovo vegetativo è molto scarso. Allora un taglio del genere può stimolare la formazione di nuovi rami. In una situazione normale, questo tipo di taglio è da evitare.
Il taglio può anche, oltre, diciamo, a ridurre le dimensioni di un ramo, il taglio può essere fatto per asportare totalmente un ramo. Ecco, se io, anziché fare la speronatura, asporto totalmente un ramo, in questo caso questo tipo di taglio è considerato un taglio a frutto. Perché? Perché in questo caso non avremo l'interruzione della linfa. Chiaramente la linfa viene deviata lateralmente. Il ramo laterale, chiaramente, essendo intero e con la gemma apicale, assorbe questa quantità maggiore di linfa, si avrà un rinvigorimento maggiore di questo ramo, ma non si creerà quel blocco di linfa che porta alla fuoriuscita di rami laterali vigorosi. In questo caso si parla di diradamento, quindi non si parla di raccorciamento. Taglio di diradamento vuol dire che praticamente il ramo viene asportato completamente. Un taglio di diradamento chiaramente deve essere fatto alla base del ramo. Non lasciare piccoli monconi, poiché lasciando anche piccoli monconi rimangono sulla pianta delle gemme latenti alla base di questi rami. Per cui la pianta da queste gemme latenti esplode con emissione di altri rami nuovi. Anche in questo caso vedete che il taglio è stato fatto lasciando un piccolo moncone. Ecco, questo moncone non ha fatto altro che sfogare in emissioni vegetative. Altra considerazione che possiamo fare ai fini dello stimolo alla vigoria è quello di capire che lo stimolo alla vigoria è influenzato notevolmente dal tipo di taglio che facciamo. A parità di legno asportato, chiaramente la pianta risponde diversamente a seconda se interveniamo con un taglio a frutto o con un taglio a legno. Adesso, per farvi capire cosa intendo dire, vi faccio un esempio. Allora, se io ho una branchetta del genere con quattro rami, io posso asportare la stessa quantità di legno se faccio quattro tagli a legno, cioè dire, se io di questi quattro rami tolgo la metà di ognuno di questi quattro rami, io ho praticato quattro tagli a legno. Cosa mi posso aspettare da questi quattro tagli a legno? Mi aspetto che ognuno di questi rami risponde vicino al taglio con l'emissione di rami abbastanza vigorosi, perché in tutti e quattro i rami io ho interrotto la linfa che sale verso la punta. Ma io posso eliminare la stessa quantità di legno se, anziché tagliare a metà questi quattro rami, io invece faccio due tagli a frutto, per cui di questi quattro rami io praticamente ne lascio due. Quindi se io elimino completamente due di questi rami, praticamente in definitiva io ho tolto la stessa quantità di legno, se vogliamo, lo stesso numero di gemme. Quindi tagliare quattro rami a metà oppure eliminare due rami completamente interi, ho eliminato la stessa quantità di legno, solo che nel primo praticamente io ho una spinta vegetativa, nel secondo, poiché io non interrompo la linfa in nessuno dei tre, nessuno dei quattro, praticamente l'interruzione della linfa non avviene, di conseguenza avrò sicuramente un rinvigorimento dei due rami che io ho lasciato, perché comunque ho eliminato la metà del legno, ma non avrò il riscoppio vegetativo sui punti di taglio. Per cui non facciamo così, ma facciamo così. Quindi eliminiamo completamente il ramo.
Quindi non facciamo così, non facciamo così, ma facciamo così. Quindi io di 4 rami ne ho lasciati 2 intere, anziché lasciarne 4 a metà. La riduzione può essere fatta, oltre che sui rami di un anno, invece può essere fatta sulle branche. E qui ovviamente dobbiamo fare una distinzione tra ramo e branca. Il ramo praticamente è considerato l'asse vegetativo lignificato che ha l'età di un anno. Oltre questa età, diciamo che l'asse vegetativo prende il nome di branca. La branca ormai è un asse vegetativo, come abbiamo già detto, che ha l'età di più anni. Ecco, per cui la branca ormai non ha più le gemme di rivestimento, ma sul loro asse ha le ramificazioni. Infatti, se osserviamo questa branca, partiamo dall'alto e troveremo il ramo di un anno, quindi il ramo di un anno rivestito di gemme. Scendendo giù, chiaramente abbiamo che da questo punto fino a questo è un ramo di 2 anni, quindi è una branchetta di 2 anni. Infatti su questa branchetta, come possiamo notare, non troviamo più le gemme di rivestimento, ma troviamo le ramificazioni laterali, che in questo caso possono essere brindilli, questi rami un po' lunghi, e poi abbiamo le produzioni fruttifere, che sono le lamburde. Scendendo, chiaramente abbiamo un'età superiore, per cui questa sotto è di 3 anni, per cui i rami laterali non sono più di un anno, ma sono di 2. Infatti, se osserviamo questo ramo laterale, notiamo che alla base fino a questa cicatrizzazione è di 2 anni, e quindi troviamo le lamburde e i rami laterali. Andando su invece troviamo il ramo di un anno, per cui l'età ovviamente è scalare. Ecco, quando si tratta di ridurre una branca, chiaramente il taglio verrà fatto sempre in corrispondenza di un ramo laterale. Quindi non si farà il raccorciamento, ma si farà il cosiddetto taglio di ritorno. Il taglio di ritorno viene adottato soprattutto sulla parte esterna delle branche oppure delle cime, e ci consente di abbassare la pianta o di ridurla, di ridurre le sue dimensioni. Tenete presente che deve esistere un rapporto tra l'asse principale e l'asse secondario, che in questo caso abbiamo una branchetta di 2 anni e un ramo di 1. Il ramo laterale che si lascia non deve avere un diametro inferiore a 1/3 del ramo di 2 anni. Se io, per esempio, ho una branca che ha un diametro di 3 cm, il minimo su cui posso abbassare questa mia branca è vicino a un ramo che ha 1 cm. Questo perché ovviamente il ramo di sostituzione deve essere in grado di assorbire una quantità maggiore di linfa senza provocare i riscoppi vegetativi. Per quanto riguarda i tagli, al fine di consentire alla pianta di poter poi cicatrizzare le ferite, bisogna cercare di individuare il punto giusto. Quando noi dobbiamo fare un raccorciamento e quindi fare un taglio su una gemma,
Se noi immaginiamo due linee parallele, di cui uno passa per la punta della gemma e uno passa per la base della gemma, il taglio che noi andremo a fare deve essere compreso tra queste due linee. Vedete che il taglio finisce in corrispondenza della punta della gemma e termina in corrispondenza della base della gemma. Ecco, con questo tipo di taglio, dopo un anno, il taglio non si dovrà vedere più. Quando invece noi dobbiamo fare il taglio di ritorno, il taglio corretto è partire dal corrugamento a fianco al corrugamento di corteccia e fare un taglio inclinato a 45 gradi. Ecco, il taglio corretto è questo. Taglio di ritorno fatto correttamente provoca questo isolamento dei tessuti della parte tagliata. Con questo non vuol dire che comunque la pianta è guarita, perché se io dovessi togliere questo calo di cicatrizzazione troverò sempre il cono del ramo secco. Adesso proviamo a togliere la cicatrizzazione. Come notiamo, il cono del ramo tagliato è sempre secco. Però in questa situazione il secume è fermo, quindi non darà più problemi alla pianta, poiché è stato isolato dall'ambiente esterno. Viceversa, se il taglio viene fatto distante, non viene fatto nel punto dove c'è la difesa della pianta, dove la pianta ha la difesa per, diciamo, per queste ferite, allora la cicatrizzazione non avviene, quindi i tessuti rimangono perennemente esposti alle intemperie e all'attacco dei patogeni. Quando le branche laterali assumono un diametro notevole rispetto all'asse principale, chiaramente sono delle formazioni che vanno eliminate, poiché, come abbiamo già detto, quell'asse centrale deve sempre dominare sulla parte laterale. Per cui in questa situazione, se noi notiamo il diametro dell'asse laterale con l'asse principale, direi che è quasi più grosso l'asse laterale. Per cui, ai fini di mantenere un equilibrio e una struttura abbastanza distribuita uniformemente, direi che una situazione di queste va eliminata. Si elimina sempre, ovviamente, nel rispetto del collare. Quindi l'eliminazione va fatta nel rispetto del collare, e quando si usa un troncarame o una forbice, ricordatevi che la parte liscia, diciamo questa parte qua, deve essere sempre rivolta verso l'interno della pianta. Poiché abbiamo la controlama che ha uno spessore di 6-7 mm, se noi appoggiamo la controlama e tagliamo così, vedete che il taglio lascia un manconcino, poiché la lama, ovviamente, che taglia è spostata verso l'esterno. Quindi io, quando elimino i rami, la parte liscia dell'accessoia
perché vedete che le lame sono a cuneo, quindi quando io chiudo da una parte mi rimane il taglio liscio, se io appoggio questa parte verso la pianta chiaramente il taglio mi viene spostato verso l'esterno, per cui appoggiamo sempre la parte liscia verso la parte che rimane sulla pianta, così. Quando si riduce una branca, ecco, può succedere che magari ci ritroviamo a dover ridurre delle dimensioni magari un po' grandi. Adesso vi indico una procedura come fare a eliminare delle branche anche di diametro notevole con la cesoia senza fare troppa fatica. Il trucco sta nel fare contemporaneamente due operazioni. Una è quella di ovviamente premere la forbice. L'altra è quella che con la mano sinistra io esercito una spinta verso di me del ramo. Deve essere un movimento simultaneo tra premere la forbice e tirare il ramo verso di me. Ecco, così. Ecco, riusciamo a ottenere in questa maniera dei tagli molto lisci e netti senza fare troppa fatica. Adesso proverò ancora con questo sulla riduzione di questo, che è ancora molto più grosso di questo. Quindi allora la procedura è quella di tirare la branca verso di me nel momento in cui io schiaccio la forbice, così. Come vedete si ottengono dei tagli molto 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 lisci e netti. Oppure l'altra tecnica da fare è quello, quando non si riesce a tagliare eventuali branche, cercate di non fare mai questo movimento quando tagliate. Il movimento semmai deve essere rotatorio, quindi se io faccio un po' fatica a tagliare il ramo, io ruoto la forbice così, ma mai farò dei movimenti in questo senso, perché posso, diciamo, rovinare le lame, quindi tendo ad allargare le lame. Quindi rotazione della lama. Ecco, con questi piccoli accorgimenti si riesce a fare delle operazioni anche su diametri notevoli, soprattutto se non si ha a disposizione un seghetto oppure magari un troncaramo. Fate tesoro di questi consigli, perché noi dobbiamo almeno avere alcune basi della fisiologia della pianta e sapere più o meno come i rami possono rispondere alle varie operazioni. Facendo proprio queste nozioni, direi che uno quando pota con più sicurezza. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do un arrivederci al prossimo video, che avverrà quanto prima. Un arrivederci a tutti.